dice infatti di lui il Vasari. Là, onde egli non potendo resistere, una notte si partì di Parma, et con alcuni suoi amici si fuggì a San Secondo, et quivi incognito dimorò molti mesi, di continuo all'alchimia attendendo, e perciò aveva preso aria di mezzo stolto, ed già la barba e i capelli cresciutigli aveva più viso d'uomo salvatico che di persona gentile come egli era. E noi proprio a San Secondo ci siamo trasferiti per parlarvi anche dell'alchimia. L'alchimia era giunta in Europa, in Spagna per l'esattezza, sulle ali di traduzioni di testi arabi. Sino ad allora erano giunti da Bisanzio soltanto alcuni trattati sulle tinture dei metalli. L'alchimia araba era a sua volta l'erede dell'alchimia ellenistica nata in Egitto ai primi secoli della nostra era. Già, ma parlare di alchimia è comunque un discorso abbastanza complesso. E per noi in questa sede sarà sufficiente dire che l'alchimia si sviluppò in Egitto da una strana mescolanza tra la gnosi ermetica, falsificazione e fusione di metalli e esperimenti magico-esoterici dell'epoca, e poi dilagò in Europa. Insomma, torniamo al nostro protagonista che riesce a fuggire dal carcere, sempre divorato dal tarlo dell'alchimia, e vaga anche per il Parmense, dove dipinge alcuni tra i suoi più pregevoli capolavori, come la Madonna dal collo lungo, il Cupido che fabbrica l'arco, oppure l'Antea. E un discorso a parte merita l'Antea, ovvero il ritratto di giovane donna per secolo inventariato come l'innamorata del parmigianino. Il suo sorriso emblematico, quest'aria beffarda riescono a evocare in me scenari leonardeschi. Insomma, un grande amore non corrisposto oppure un ritratto su commissione nel quale il parmigianino riversa buona parte del suo spirito inquieto, uno spirito che lo porterà a girovagare a lungo, sino a soggiornare per lungo tempo, come abbiamo visto, proprio qui, a San Secondo, nella Rocca dei Rossi. Durante il secolo XVI il castello di San Secondo viene abbellito con notevole sfarzo, già perché i signori locali non vogliono sfigurare di fronte a nessuno nel parentado e neppure di fronte ai nuovi dominanti della zona parmense. Le sale dei piani nobili, pensate, per un totale di circa 3.000 metri quadrati di affreschi, vengono dipinte dai migliori artisti dell'epoca. Oggi, a causa della parcellizzazione del patrimonio pittorico dei Rossi, avvenuta attorno al XVII-XVIII secolo, è difficilissimo riuscire a identificarne gli autori.
Si pensi soltanto ai ritratti di Pier Maria III e di Camilla Gonzaga Configli, che la critica attribuisce al Parmigianino, ma che sono oggi ammirabili al Museo del Prado di Madrid. I locali affrescati del primo piano costituiscono oggi quello che rimane della zona residenziale, certamente un tempo ben più vasta, e invece quella che ci è pervenuta ancora integra è la zona di rappresentanza che possiamo qui ammirare in tutto il suo splendore. Il nome di San Secondo Parmense è indissolubilmente legato a quello di un grandissimo casato, quello dei Rossi, che nel corso del Medioevo e del Rinascimento assurse ai massimi vertici politici e militari. È sufficiente scorrere un antico testo per trovare tracce del loro passato. Lo storico Parmense del XIII secolo, Fra Salimbene de Adam, ci narra le vicende di Bernardo e di Rolando dei Rossi, che, pensate, il 18 febbraio del 1248 sconfiggono niente poco di meno che l'imperatore Federico II di Svevia.